opere da vedere interiormente attraverso un'esperienza che porta a ricostruire immagini nella propria testa. Nelle sale al piano terra di Palazzo Braschi rimane aperta al pubblico fino al 1° ottobre la mostra intitolata Contatto, sentire la pittura con le mani, un progetto già testato nel 2016 a Zagarolo presso Palazzo Rospigliosi e ora accolto al Museo di Roma, dove è chiara la volontà di allargare gli orizzonti puntando su un'offerta qualitativa diversificata con alla base un forte senso inclusivo. In questo caso la scommessa è quella di tradurre in termini tattili la pittura, arte principalmente, anzi esclusivamente affidata al senso della vista. Sono 4 i lavori selezionati. Si tratta del compianto sul Cristo morto, firmato da Correggio, il profeta Isaia di Raffaello e poi la Maddalena penitente e la Madonna dei Pellegrini, accoppiata di dipinti frutto della genialità di Caravaggio. Presentati in forma di rilievi, i progetti in questione consentono ai visitatori di approcciarsi ad elementi bidimensionali tramite un'esperienza tattile. Guai a pensare ad un allestimento rivolto esclusivamente ai non vedenti. L'invito è quello di fare almeno una prova, così da comprendere in modo originale il manufatto, le sue forme e il racconto che lo avvolge. La restituzione tattile aiuta a cogliere, ad andare a cercare attraverso i dettagli l'insieme che viene restituito mentalmente. Quindi c'è un tempo di avvicinamento e di approccio completamente diverso che coinvolge emotivamente il visitatore. Accesso libero e schede descrittive a disposizione di chiunque per una visita quanto più esauriente e facilitata. Gli operatori del Servizio Civile Nazionale accompagnano invece le persone prive del dono della vista.